Questa filosofia particolare, insomma, filosofia di vita, che torna un poco al perché poi qua per 2000 anni ormai il mondo è stato fermo. Ma senti, ma comunque però c'è stato il capitalismo. Certo. No. Sul capitalismo è nato, sulla reazione del mondo del capitale è nato il socialismo. Certo. Capitalismo e socialismo spesso e volentieri sono andati in contrasto nell'umanità. Certo. Sindacalista della CGL, Carpentieri Franco, vuoi dire qualcosa su questo contrasto? Su questo contrasto capitale-lavoro? Voglio fare una domanda specifica. Prendo spunto da quello che ha detto il compagno. Amico Lello, Raffaele. La filosofia. La filosofia. Con la filosofia io dico subito chi era Gerardo Carpentieri. Il professore Gerardo Carpentieri era un membro dell'esecutivo del partito per molti anni. E in mia presenza, perché io non credevo molto, perché mio fratello era un esaltato socialista, lui viveva di socialismo, viveva con me, viveva con i figli, viveva con la famiglia, viveva quei momenti che erano incomprensibili molte volte. Ed allora io, in una riunione con l'onorevole ministro Carmelo Conte, ex ministro, rivolgendosi a mio fratello, disse: diamo la parola al filosofo del partito, che era il professore Gerardo Carpentieri. Ed io con mio fratello ho fatto una buona vecchiaia, ma una cattiva gioventù, perché purtroppo ci siamo divisi. Lui è rimasto qui sul posto, io per ragione di lavoro, per ragione di studio, per altri motivi, ho lasciato la mia terra e sono andato in Lombardia, sempre col pallino di mio fratello, la sinistra. Io non sono nato con la sinistra, sono diventato con la sinistra. E i rapporti di lavoro sono subentrati subito in armonia con tutti i miei colleghi di lavoro. Ho abbracciato la fede sindacale, sono iscritto alla CGL dal 1955. Sono stato responsabile nella zona nord Milano, chi conosce bene la Lombardia. Nord Milano, significa da Affori andare a Seveso. Buongiorno, a come? Ho fatto il responsabile della Camera lì, della Camera per l'amore. Ho avuto quindi questo distacco di gioventù con mio fratello, che mi è costato molto. Mi ha costato molto perché, per la verità, non avevo l'idea della filosofia. Ed io quando sono tornato qui, essendo stato vincitore di un concorso alla provincia di Avellino,
mi sono trovato di fronte questo personaggio che era mio fratello, sempre rigido, fermo su quelle che erano le sue idee politiche. Adesso, domanda che io faccio a lei e faccio anche a loro. Oggi vale la pena ancora essere socialista? E questa è la domanda che deve rispondere Gennaro. Per la verità siamo rimasti in pochi, questa è la verità. Ma siamo un partito estremamente identitario. Quando tu hai trovato la rigidità di tuo fratello, l'hai trovato perché lui si sentiva socialista, quindi la sua rigidità era dovuta a questo senso di appartenenza. Quindi rigidità uguale a senso di appartenenza. È chiaro che adesso il senso di appartenenza è venuto meno, dopo che sono venuti meno un poco i filoni politici che in questo nostro paese hanno fatto grande questo nostro paese nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra. C'è il cattolicesimo che quasi si tradusse nella Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista. Diciamo questi grossi filoni politici, che, se uno guarda i documentari, la storia siamo noi, magari si rende conto come quelle persone magari vestivano pure in modo estremamente così. Pietro Nenni che si girava il cappotto, cioè il cappotto era uno, poi si girava, quindi era un problema proprio di essere e di fare politica in un certo modo. Poi invece il consumismo, come dicevi tu, e poi il derivato del capitalismo sfrenato, poi porta come dire, a far saltare una serie di meccanismi e di valori che prima erano identitari, che poi mano a mano sono venuti meno. Noi lo teniamo ancora, questa rigidità, questo senso di appartenenza. Chiaramente siamo rimasti in pochi. Pensiamo che però con questa crisi nuova dell'economia, anche della società, ci siano i motivi, le motivazioni per ritornare ad essere socialista. Perché è vero che non ci sono più la classe operaia che si è ridotta estremamente ad una minima percentuale nel nostro paese. Però i bisogni sono tantissimi, i socialisti hanno sempre rappresentato i bisogni e c'è tanta voglia di valutare bene i meriti. Queste due cose del merito e del bisogno, che sono sempre state alla base dell'idea socialista, sono comunque e sempre in campo. E insieme a questa nostra rigidità, come l'hai chiamata tu, credo che ci farà riprendere un percorso che, di cui negli ultimi 20 anni non siamo stati assolutamente protagonisti. Volevo dare anche un po' lo sfondo di parola a Don Giovanni Palladino di Grazzanizze, l'onorevole di Sessa Olunga, voi siete della stessa provincia. Don Giovanni, il nostro fratello di Peppe Raimondo. Lui, Don Giovanni, il nostro pastore della comunità, è sensibile anche a queste cose perché tra le altre cose è un grande amico di papà, insomma. Però indipendentemente da questo è sensibile a queste problematiche anche riguardanti nello specifico la comunità di Petruro e le problematiche della pace, insomma, che sono poi collegate anche l'idea della pace un po' più antica da tutte quante le altre idee.